Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa puntatona, sempre dal colore di retro computing, parleremo brevemente di un tema molto noto. È meglio collezionare un iMac G3 oppure un ebook G3? Non vi sto a tediare con le solite cronostorie sulle caratteristiche tecniche degli iBook G3 oppure degli iMac G3, che sono conosciutissimi sia per forma che per colore che per prestazioni. E comunque, se siete in dubbio, potete andare a consultare praticamente tutte le caratteristiche tecniche e i vari system che possono essere installati sulle due macchine andando sul sito di EveryMac, che trovate in descrizione di questo file. Questa rapida bloggata di confronto, io vi sto a dire che entrambi le due macchine, che sono esteticamente molto belle e diciamo variegate con vari colori, in realtà sono molto fragili. Allora, l'iMac G3 ha il grosso difetto che si raffredda male, ha un problema serio di raffreddamento e tende alla lunga a bruciarsi. Quindi io starei alla larga da questo tipo di macchina, perché se non è già guasta, se l'andate a comprare sicuramente prima o poi tirerà le cuoia in modo molto rapido. L'iBook è un gran portatile, io l'ho avuto comprandolo in usato, l'ho tenuto un po' di anni, è veramente molto buono, poi l'ho rivenduto. Ottimo computer, niente da dirci, c'ha però un problema, che è l'alimentatore. È la parte più debole della macchina, e l'alimentatore, come tutte le macchine, i computer che hanno un bel po' di anni ormai, sono la parte praticamente più debole, oltre a eventualmente anche al disco rigido, che potrebbe schioppare prima o poi, quindi magari dovreste pensare a sostituirlo con qualcos'altro. Il problema dell'alimentatore dell'iBook è che ha spinotti proprietari, quindi o ci mettete un alimentatore Macintosh della Apple oppure vi ciucciate i diti, perché praticamente non c'è possibilità di attaccarci altro tipo di alimentatore, come ad esempio quelli più standard che si ritrovano per il mondo PC. Quindi, date queste due pecche, io sinceramente queste due macchine, per quanto belle, per quanto iconiche, per quanto molto vendute, ci starei sinceramente fuori dal punto di vista di andarle a reperire nel mercato dell'usato per un potenziale collezione di retro computing, perché l'iMac G3 vi si potrebbe cuocere, diciamo, da un momento all'altro, mentre l'alimentatore dell'ebook G3 vi potrebbe, diciamo, abbandonare da un momento all'altro. Non sono macchine, secondo me, da collezionare, a meno che uno non le pigli, le ompi, tenga lì ferme e non le accenda mai, scontando poi praticamente dei vari guasti, perché anche se i computer non si usano, poi alla fine si guastano lo stesso. Ok, per questa brevissima puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.